Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS 75 Radio Castelluccio. Buongiorno, buon inizio di settimana, amici di Radio Castelluccio. Buongiorno e buon lunedì anche agli amici di Salerno Sport 24. E vado a salutare subito il direttore di SS 24, Lino Grimaldi Avino. Ciao Lino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Questo SS suona proprio male, meno male ce lo diciamo spesso solo tra di noi, Francesco. Esattamente, esattamente. E abbiamo apposta, di la verità. Ovviamente il lunedì dobbiamo essere simpatici perché dobbiamo affrontare tutta la settimana. E bravo, sicuramente affronterà tutta la settimana Gianmarco Leone. Ciao Gianmarco, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, buon inizio settimana. Ovviamente la domanda è: Gianmarco Leone chi è e cosa chi fa? È? Allora, io sono un consulente immobiliare, appartengo a una società immobiliare di cui sono socio per alcuni rami e settori, che si chiama Reliance. Siamo a Costruttore Emanuele a Salerno. E vabbè, motivo dell'invito penso che adesso sia la sensibilità allo sport che abbiamo dato nell'ultimo anno, e infatti sono dirigente della AST Reliance Sport Salernum, di cui è presidente Maurizio Basso, e penso che il mio invito deriva da questo. Da questa sensibilità allo sport che abbiamo negli ultimi anni. Sicuramente non per quando sei bello. No, assolutamente no. E infatti è buona l'inquadratura a tre, perché mi sono levate. Quando mi inquadrate solo a me vado in difficoltà. Gianmarco, il tuo ruolo quindi ha sì, favorito un po' questa partnership con lo Sport Salerno, con il Reliance Volley? Diciamo di sì, il mio ruolo è un ruolo di sostegno al presidente Maurizio Basso, ripeto che è una persona dinamica, molti di voi salernitani lo conoscono già, perché diciamo il nostro impegno nel sociale, visto che siamo nell'immobiliare, è di decenni, anche io svolgo la professione da 10 anni e il mio impegno ha portato gioventù, senza nulla togliere a Maurizio ovviamente, che è un giovane vecchio, io lo chiamo, perché è più grande di noi, però ha un atteggiamento molto molto giovane, molte volte anche più dei giovani stessi, e quindi il mio apporto è stato un apporto di sostegno, ripeto, di gioventù, di entusiasmo, anche nell'assemblaggio della squadra. E noi abbiamo un direttore sportivo che è il vicepresidente, che è Davide Pollina, un ragazzo molto in gamba, quindi anche nell'assemblaggio della squadra io sono stato presente, però comunque adesso io sono portavoce di Maurizio, l'impegno e il merito tutto quanto il suo. Diciamo che l'entusiasmo poi è venuto anche a me, anche in fase successiva, quando ho visto la cosa quasi inesistente poi avverarsi, quando abbiamo cominciato a vincere le prime partite, e quindi ho raccolto direttamente i risultati. Poi l'impegno è stato soprattutto il loro, il mio è stato unicamente un supporto morale, visto che poi nella professione viviamo spalla a spalla tutto il giorno, 12-15 ore al giorno lavoriamo, e quindi il mio è stato unicamente un sostegno. Essendo un amante dello sport, sono una persona che pratica sport, quindi so quali sono i valori dello sport e sono contento di far parte di questo progetto, veramente. Poi quando si associa il tutto alla città di Salerno sono ancora molto più contento. Certo, c'è un motivo di orgoglio proprio da sì, questo. Sì, quindi sì, il tuo retaggio viene proprio dalla pallavolo? Assolutamente no, io la pallavolo non conoscevo neanche le regole, forse. E, diciamo no, assolutamente no. La scelta della pallavolo è stata una scelta del presidente e del vicepresidente, perché erano addentrati diciamo in questo sport anche conoscendo parte delle famiglie e parte delle ragazze che poi compongono il team della squadra, di cui l'allenatore è Francesco Di Mita, bravissima persona, bravissimo allenatore, apporta un grande agonismo, però quello buono, in campo. Io ho assistito alcune delle partite in casa
è un bel team. Il mio apporto, diciamo, non vengo dal volley come tutti quanti, i ragazzi della mia età ho giocato a pallone, ovviamente in maniera amatoriale, quindi io mi reputo un appassionato di calcio, ma un appassionato soprattutto di sport. E il volley è uno sport eccezionale, uno sport di squadra e come tutti gli sport di squadra sensibilizzano oltre all'agonismo stesso, alla competizione, anche ho visto l'affiatamento che hanno le ragazze, la squadra che si è composta, molti di loro non si conoscevano neanche, adesso sono diventate amiche. E viva lo sport, veramente. Esatto. Francesco, noi siamo stati testimoni di una bellissima iniziativa nel periodo di lockdown, un periodo nel quale c'era anche una certa pesantezza. La Testimoni. gente si inventava di tutto per divertirsi, come ad esempio andiamoci a fare un giro nel soggiorno. E la squadra della Reliance con un'altra squadra hanno tirato fuori un video molto divertente nel quale, come testimoniava anche la giovinezza del presidente Basso, che oltretutto è un mio amico di vecchia data, contava i punti. È stato divertentissimo. Cioè, tu cosa facevi in quel video, per esempio? Francesco già l'ha tirato fuori, immagino. Lo sta cercando sicuramente. Gianmarco, qual era il tuo ruolo? Il mio ruolo nel video, no, non c'ero nel video, l'ho Si guardato, vergognava. quindi ruolo di spettatore. Vabbè, queste due ragazze sono Quindi fantastiche. sì, no, divertentissimo, divertentissimo, anche perché il lockdown è stato un momento molto, molto difficile, soprattutto per chi vive di sport come le ragazze, per chi settimanalmente Eccolo Maurizio. hanno più incontri, stare in casa e non potersi muoversi è stato veramente onore a loro per questo che hanno fatto, per questo video che hanno realizzato, perché onore a loro veramente. È Dicevamo poi il fatto che divertente, due squadre si sono incontrate per fare questa cosa. Qua, ancora tra sé, magari ci si conosce. E poi le due ragazze, Francesco, non so se tu ricordi questo sì. particolare, sono di due squadre diverse. Sì, ho Sì. visto le divise. Esatto. Io Molto pensavo bello, che molto fossero divise che si trovavano, invece no, sono proprio di due squadre diverse. Proprio nemici in casa. Sì. Chissà quanti vasi rotti saranno usciti. Infatti, immagino, immagino. Vabbè, il web ci ha regalato vari sketch di questo tipo. Le ragazze sono state originalissime perché hanno proprio simulato una partita. Però ci siamo divertiti tutti a guardare loro e anche tanti sketch sportivi che hanno realizzato. Io Ma la sono pro lo maschera di sport. serietà di Maurizio è qualcosa che non si tocca mai, comunque. Francesco, io farei un altro paio di domande e poi ti lascio la parola, Sì, vai. anche perché per adesso l'audio mi regge ancora, ne vorrei approfittare. Allora, finalmente si inizia a parlare dello sport agonistico, non lo stiamo vedendo ancora, ma si starà iniziando a programmare. Voi come siete messi da questo punto di vista? Soprattutto c'è un protocollo che è uscito ieri della FIBA. Sì, in Hai già realtà il avuto modo di protocollo controllarlo, tu che sei poi il assolutamente factotum della squadra? sì, assolutamente, assolutamente ancora non ho avuto modo di controllarlo, come ho detto prima, oggi è lunedì, quindi veniamo dal weekend. Insieme al presidente, vicepresidente, l'allenatore, la squadra lo analizzeremo e vedremo un attimino. Proprio stamattina, prima dell'intervista, Maurizio mi diceva che è ancora tutto bloccato a livello di ripartenza del campionato e quant'altro. E leggeremo il protocollo e poi ci organizzeremo almeno per capire quando e come far ripartire gli allenamenti, comunque far ripartire le attività anche per le ragazze che stanno ferme da parecchio tempo. Quindi, diciamo, la base è la ripartenza e come tutte quante le attività diamo tempo al tempo, nel senso che giochiamo, lavoriamo con determinazione, però in prima battuta ci deve essere la salute che è alla base proprio dello sport, quindi non andiamo di fretta. Questo è un mio personalissimo pensiero, nel senso che
dobbiamo rispettare le regole e attendiamo le disposizioni dei decreti vari che arrivano e quindi le leggeremo attentamente e attueremo tutte le normative. Però vi ripeto, io sono per non andare di fretta. La determinazione sì, ma la salute prima di tutto. Questo è il mio personale pensiero, sinceramente. Anche io che sono uno sportivo, pratico sport, però in piena sicurezza ancora da solo a casa, e piano piano mi accingerò a farlo, effettuarlo anche nelle palestre che mi hanno aperto da oltre una settimana, quindi si spera in una ottima una continuazione, così come sta andando in Campania, cioè che i casi di coronavirus sembrano quasi spariti, me lo auguro, però non Francesco, abbassiamo la guardia. Fallo male, vai. No, voglio chiedere a Gianmarco sì. Se dal punto organizzativo ecco è già iniziata insomma la nuova stagione per il volley. Guarda, noi non ci fermiamo mai, nel senso che noi diamo molto spazio a quello che è l'allenatore, al team, loro hanno un gruppo WhatsApp e quindi sono un poco autodidatte, diciamo, le ragazze si gestiscono da sole. Il nostro apporto, come ho detto prima, è un apporto di sostegno morale, stavamo lavorando e diciamo che era lì che era un poco più valente il mio impegno, un poco più sostanzioso il mio impegno per quanto riguarda la ricerca anche dei partner. Nel 2019 c'è stato il sostegno di una pizzeria di Bellizzi che è di famiglia, che si chiama Pomodori, che ci ha sostenuto molto anche nelle spese, perché poi realizzare una società, un gruppo da zero non è stato facile, eravamo anche alla prima esperienza dalla fase organizzativa di iscrizione proprio ai campionati al fare i completini, per noi era tutta una novità, veniamo da settori diversi, quindi il mio apporto è stato più per quanto riguarda queste cose qua ed è continuato anche nella fase di lockdown, e quindi stavamo lavorando a dei partner, a degli sponsor, quindi il mio impegno si riduce a quello e lo faccio con entusiasmo. Poi quello che si deve svolgere in campo, nelle palestre, lo lasciamo al mister, alle ragazze che sono bravissime, ci hanno dato veramente tante, tante soddisfazioni. Non ricordo che eravamo al secondo posto, a un punto dalla prima in classifica, prima della sospensione del campionato, quindi siamo veramente orgogliosi. Squadra nuova, società nuova, puntavamo alla promozione, che è solo rimandata, quindi siamo ottimisti e ambiziosi soprattutto, sotto tutti i punti di vista. Gianmarco, ne parlo con te perché, come dicevi prima, insomma, durante la tua presentazione, anche grazie a te, no? Lo Sport Salernum, il Volley Relion, ha visto nascere questo progetto. Sì. Tu che sei più addentrato, dal punto di vista economico, le squadre legate ai brand name, quindi questi sponsor nominali di squadre, come ne escono dopo questo periodo? Allora, ne escono purtroppo, ma come tutti quei settori che sono stati, diciamo, colpiti dal virus, da questa pandemia, purtroppo nessuno se lo aspettava. Noi stessi a livello di immobiliare avevamo fatto investimenti anche a livello turistico da 5 anni, che siamo anche nel settore della gestione degli immobili, abbiamo praticamente cavalcato il fenomeno casa vacanze, bed and breakfast, abbiamo realizzato varie strutture per noi e per i nostri clienti e ne usciamo veramente molto molto colpiti, perché come hai detto tu, il brand, perché un brand dovrebbe accompagnare, dovrebbe sostenere un'iscrizione a un campionato di seconda divisione per visibilità. E purtroppo questa visibilità poi si è annientata perché siamo stati bloccati e non c'è potuto essere più quello che è la nostra prima nostro primo auspicio, nel senso quello di collegare, di essere presenti nelle famiglie. Cioè la partita del sabato, della domenica, per noi era un momento di aggregazione.
famiglie, fra Salernitani e non, perché siamo andati a giocare in provincia, siamo andati in posti bellissimi che avevamo l'opportunità di visitare. Avevamo l'opportunità di andare a mangiare nei loro ristoranti, come magari le famiglie che seguivano le squadre in trasferta, quando arrivavano da noi a Salerno, potevano soffrire, potevano andare a mangiare nei nostri ristoranti, nei nostri bar, potevano Quindi andare a una mangiare un'ottima partnership pizza. più Quindi grande. la partnership era l'ampio raggio. Il nostro primo partner era una pizzeria, ma avevamo anche tanti altri sostenitori con la quale stavamo organizzando e stavamo progettando una serie di sponsorizzate, di brand sotto un unico nome che però poteva dare ampia visibilità poi a tutti gli altri professionisti e imprenditori che ci sono, che sono nostri amici per adesso, che però potevano avere un'ottima visibilità tramite il volley, tramite lo sport che vi ripeto, è oltre che lo sport è vero, diciamo, nel senso della parola, ma per me è un valore. E quindi quale migliore mezzo poteva essere quello dello sport per aggregarci, per farci conoscere, per fare rete? E quello è l'interesse. Quindi siamo usciti molto colpiti, nel senso che dalla sera alla mattina non esistevamo più. Infatti, onore alle ragazze, onore al presidente che hanno realizzato anche come l'avete fatto vedere prima voi quel video, perché ha fatto sì che le persone si ricordassero ancora di noi, che ci siamo. Quando l'8 aprile invece è uscito il comunicato della Federazione Italiana Pallavolo che citava la conclusione dell'attività sportiva, che impatto ha avuto anche per una realtà giovane come la vostra? L'impatto, vi ripeto, è come se ci avessero tagliato le gambe. È ovvio che la paura per il virus, questo nemico invisibile, è stata maggiormente più grande, parliamoci chiaro. Lo sport, gli investimenti, l'impegno, il lavoro è andato tutto in secondo piano. La cosa principale era difendere noi stessi, le nostre famiglie, le ragazze. Tutto quello che è contorno, quindi è stato giusto rimanere a casa. Ovviamente, come per tutti i progetti di vita e non che avevamo, penso che è stato per tutti un vedersi tagliare le gambe, cioè dalla sera alla mattina noi siamo dovuti rimanere a casa e, anzi, grazie alla tecnologia siamo potuti rimanere in collegamento con il resto del mondo, però considerate che questa è stata una guerra, è una guerra che stiamo vivendo. E per questo il mio è sempre un appello di non abbassare la guardia e di guardarci la salute, che è la prima cosa. È quello il concetto. Cioè Marco, il decreto Cura Italia, no? Nel decreto Cura Italia sono state inserite anche delle misure a sostegno dello sport. Sì. Purtroppo, quando si tratta di sport, in tanti pensano soltanto al calcio. Cosa ci puoi dire invece per quanto riguarda il mondo del volley? Guarda, il mondo del volley, diciamo come lo facciamo noi a livello amatoriale, il decreto Cura Italia, come il decreto precedente di cui abbiamo parlato, noi lo dobbiamo analizzare, lo analizzeremo per tutte quante le nostre attività. Di questi bonus, alcuni fortunatamente, poi parlando con amici, imprenditori, colleghi, anche familiari, ne abbiamo già potuto usufruire. Per quanto riguarda il volley, noi ovviamente l'impegno nostro, il nostro sostegno, diciamo, è sempre presente e usufruiremo di tutti quelli che potranno essere bonus, se ci saranno, se avremo le condizioni per usufruirne. E quindi siamo in prima linea, io e anche gli altri dirigenti, perché nella dirigenza è presente anche un'area legale che è apposita a studiare questi decreti e questi bonus, della quale si spera potremmo usufruire un domani per ripartire più forti di prima, ma per far ripartire tutto il settore, anche amatoriale e anche dilettantistico di tutti quanti gli sport, perché io poi ho tanti amici e sono vicino a ogni tipo di sport, ho tanti amici che fanno come professione i preparatori atletici, gli allenatori di calcio e non. Quindi so che a Salerno c'è molto bisogno dello sport, ma soprattutto c'è bisogno di persone che si prendano cura dello sport,
perché anche a livello di impianti, vuole essere un po' una provocazione la mia, siamo ancora molto 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 indietro, purtroppo. E questa è stata una delle cose più difficili da realizzare anche per la nostra ASD, per la nostra società, avere un campo, una palestra idonea con le attrezzature del caso che poteva far allenare le nostre ragazze. Hai toccato un punto, e Lino sicuramente annuirà se mi starà ascoltando, che a noi di Salerno Sport 24 diciamo prende in pieno, è anche un po' la nostra mission, quello dell'impiantistica sportiva. Gianmarco, dopo l'emergenza Covid, anche ovviamente lo chiedo a te perché sei insomma nel ramo immobiliare, magari puoi darci anche qualche news o qualche scoop su qualche struttura inesplorata. Ti chiedo se dopo il Covid, dopo l'emergenza Covid, insomma, ci sarà un aggiornamento, passami il termine, delle strutture sportive, o forse si andrà, ecco, ad indagare meglio sull'impiantistica sportiva salernitana, che sappiamo Certo. vuoto Beneficente. insufficiente in pagella. Sì. Insufficiente, sì, è la parola giusta. Questo è un argomento sulla quale noi siamo molto sensibili e molto attenti. Il nostro impegno, era già partito, nel senso che noi già eravamo alla ricerca di strutture anche funzionali a tutti gli sport, perché vi ripeto, fra le mie amicizie, fra i miei contatti, fra i nostri collaboratori sono persone che vivono proprio di questo mestiere. Il problema è che è ancora rimasto l'ambizione di privati, nel senso che noi siamo delle persone sensibili allo sport, abbiamo fatto un'associazione perché dovevamo aggregarci, abbiamo fatto una società perché ci piaceva il volley, avevamo delle ragazze alla quale piaceva questo sport e abbiamo realizzato questo progetto, ma siamo comunque delle persone che fanno tutt'altro nella vita. Quindi il nostro apporto in primis è privato, cioè quello è il concetto. Dovrebbe essere la politica che si dovrebbe interessare di questo, di mettere a disposizione delle strutture. L'approfondimento di questo argomento per me, per i miei colleghi, è puramente privato e potrebbe poi beneficiare degli interessi di privati di alcuni, di solo alcune persone. E quello è il concetto. Oggi prendere una struttura senza un aiuto economico da parte della politica o comunque un sostegno è un'impresa ardua perché qui nessuno fa nulla per senza niente. Stesso noi, ho nominato prima i brand, le sponsorizzazioni, avevamo bisogno di partner per far sì che la squadra si andava a creare. Figuriamoci per realizzare un impianto sportivo, siamo proprio a terra, ai piedi di Pilato, purtroppo, per quanto riguarda questo argomento. Avremo bisogno di una politica che ci sostenga in questo, ma non sostenga noi, ovviamente, sostenga tutte le persone che da anni, da decenni, buttano il sangue per lo sport a Salerno. Vedo, ho come esempio, perché sono della zona, lo stadio Vestuti, il stadio del Vestuti, che purtroppo è abbandonato a se stesso, e lì sono sorti, oltre i migliori atleti di Straordinaria, Salerno, no? Vestuti, un parcheggio sotterraneo, garage. ma tutte chiacchiere per i giornali, perché quando i vari politici di turno si devono sponsorizzare in qualche modo, è facile prendere come argomento lo stadio Vestuti, la realizzazione di negozi, centri commerciali, spogliatoi dell'ultima generazione. Ma per adesso solo chiacchiere, cioè non vedo nulla. Io veramente, levando la faccia di qualcuno, come ho detto prima, gli sforzi privati delle persone, ma il privato, l'imprenditore piccolo, guarda i suoi interessi. Cioè, io se faccio una struttura, la devo fare poi con la prospettiva di avere un guadagno. Purtroppo non dovrebbe essere così, secondo me. Il guadagno deve essere della città quando si parla di sport, quindi le deve beneficiare, dovrebbero Torniamo beneficiare tutti. Esatto, quello. invece al team. Come avete affrontato la quarantena? Ovviamente video a parte. Video a parte,
La quarantena l'abbiamo affrontata, chi ha avuto l'opportunità e chi no, di riposare, di schiarire le idee, anche perché siamo delle persone che siamo operative col cervello 24 ore su 24, si può dire. Non, siamo su vari fronti, l'immobiliare abbraccia vari campi e quindi non ci stanchiamo mai. E poi infatti poi così è stato, perché levando i primi 10-15 giorni di pizze e varie ricette, poi ci siamo stancati anche di fare quello, quindi siamo andati subito a una mentalità più futura e abbiamo fatto varie call fra di noi, sia con la squadra, sia nel nostro team immobiliare, sia fra i dirigenti dell'associazione, e abbiamo dato continuazione a quelli che erano i progetti già avviati in passato, perché dal 2019 che noi lavoriamo a questa cosa. E a questo punto, 2020, l'anno zero, 2021, ne vedremo veramente delle belle, perché non molliamo. E anzi, cerchiamo partner anche più esperti di noi nello sport, a livello dirigenziale e a livello pratico, per collaborare, per far sì che ne esca qualcosa di buono per i ragazzi, ma soprattutto per poi la città di Salerno, diciamo. Quello che può essere il nostro apporto anche di competenze legali, immobiliari. Noi siamo a disposizione di tutti. Il nostro è stato un gioco, adesso è ancora un gioco, domani non sappiamo che cosa ne verrà. Avete fatto un compleanno particolare, no? Il 27 aprile, a un anno dalla vostra fondazione, insomma, Sì. compleanno particolare perché ovviamente assembramenti vietati, quindi potevate festeggiare, tra virgolette, sul campo con una bella festa. E purtroppo non è stato così. Anch'io il 10 maggio ho fatto 30 anni Io e ho non mi 7, sono potuto. quindi sempre Quindi 30 anni. siamo là, siamo dello stesso anno. Siamo dello stesso anno. E niente, io come ho detto prima, ringraziamo il Signore per essere qua. Stiamo bene. Fortunatamente Salerno e la Campania sono state città e regioni le meno colpite d'Italia. E ci lecchiamo le ferite, sia morali che. Anche perché noi meridionali, la Lombardia era piena, quindi sono venuto a sapere di storie strazianti di persone che magari erano a Milano ed erano in difficoltà, non potevano scendere a casa. Quindi ci lecchiamo le ferite e poi voltiamo pagina, si spera, con questo Covid e incominciamo, riprendiamo un'altra volta tutti quanti le nostre vite, le nostre attività che ce lo meritiamo. La nostra classe, la classe 90, è una classe ormai forte, perché ne stiamo vivendo delle belle e quindi Bene. saremo fortissimi. Cioè, per vedere il bicchiere mezzo pieno, dico questo. E lo diciamo spesso fra coetanei, che siamo veramente forti. È una delle prime classi che sta. È una classe che meriterà sempre una bella tirata di orecchie. Stipendio, stipendio. È una delle prime classi che ha subito, insomma, i deficit delle vecchie generazioni, Delle secondo me. vecchie generazioni, sì, ma il nostro è sempre stato uno scontro generazionale vero e proprio, tra i nostri genitori e noi. Noi però adesso possiamo dire la nostra, perché comunque abbiamo 30 anni, veniamo da anni difficili e chissà se da domani saranno anni più in discesa. Perché poi, voglio dire, confrontandomi con i miei ragazzi, con i miei amici salernitani, con i miei coetanei, siamo tutti ragazzi in gamba. Ce lo meritiamo. È vero, è vero. Gianmarco, il campionato del Real Lions Sport Salerno, dopo 9 Sì. gare, un secondo posto in classifica con 22 punti, una bella soddisfazione. Sì, bellissimo, non ce l'aspettavamo proprio. A un certo punto, sempre cavalcando l'entusiasmo del presidente Maurizio Basso, pensavamo di essere più forti del campionato, anzi ce lo dicevamo e siamo caduti anche un po' in questo errore, perché poi lo sport ti insegna questo, che non devi mai abbassare la guardia e non hai mai vinto niente. La partita quando è finita si può pensare subito alla partita successiva, però ci sono stati periodi e momenti alla fine delle partite che ci sentivamo veramente invincibili. Io stesso ho assistito ad alcune partite delle ragazze, le nostre ragazze sono formidabili. Abbiamo un team fra allenatore e ragazze fortissimo. Poi c'è un segno anche fra le ragazze titolari, le ragazze che magari giocano meno
o magari siedono in panchina durante il match. È qualcosa veramente di bellissimo assisterlo da dirigente, cioè da persone che indossi la stessa loro casacca. Io mi sento veramente appartenente a un gruppo e quindi è stato veramente bello. Siamo al secondo posto, eravamo almeno al secondo posto. Chissà poi l'anno prossimo da dove ripartiremo, perché non so neanche questo campionato, è stato sospeso, annullato. Penso che l'anno prossimo si ripartirà, non so se dalla stessa posizione in classifica Quindi ancora non ci oppure. sono reali Io non aggiornamenti. sono, io non sono, sinceramente non sono informato, quindi devo andare un attimino ad approfondire in settimana con questo, perché anche perché noi facciamo degli appuntamenti ogni 15 giorni, 20 giorni con la dirigenza, la presidenza, perché poi presi da altre situazioni. Considerate che il coronavirus, purtroppo il Covid, a livello di sport sì, ci ha fatto rimanere a casa, ma a livello aziendale, a livello di business, ci ha messo a dura prova. Quindi l'attenzione forse è andata anche più sul business core principale nostro. Quindi è questo il concetto. In settimana ci vedremo, ci organizzeremo con le norme di sicurezza. Magari faremo un incontro anche con le ragazze, un modo per salutarci, per ritrovarci e vedremo come proseguire. Invece la Relion Sports Arena l'anno prossimo, sportivamente parlando, ovviamente con progetti e ambizioni. Progetto e ambizione sicuramente la promozione. Dobbiamo dare seguito a quello che abbiamo costruito e realizzato nell'arco di questo anno. Abbiamo un gruppo fantastico, ci auguriamo che verranno confermate tutte quante le ragazze, se sarà loro la volontà, e quindi il mister soprattutto, e quindi la nostra ambizione è quella di arrivare nella categoria superiore. Perfetto, Gianmarco, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra Grazie a voi, compagnia. ragazzi. Anzi, Grazie a ti voi, veramente è stato piacevole. lancio io una partnership. Tutti i vostri comunicati, le vostre news sul giornale di Italiano Sport 24. Volentieri, 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 riferirò. Correggimi se sbaglio, Lino. Sì, arrivo per i saluti, praticamente. Va benissimo. Gianmarco, Gianmarco, spero che ci ciao vediamo presto, ragazzi. giusto? A A presto, 360 vi gradi. aspetto. Ciao. Noi ringraziamo gli amici di Sempre, sempre. Castelluccio, ringraziamo gli amici della Ciao. Sport 24, forza del Lion Sport Salernum e grazie a Gianmarco Leone. Grazie a voi, Forza Salerno. Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS75 Radio Castelluccio.